Ciao ragazzi, oggi siamo un nuovo video e è da un sacco di tempo che non porto video e non mostro la mia faccia, eccola. Ed oggi siamo qui per portarvi un altro video e proprio è da mesi che non faccio video, è da mesi, cioè 2 settimane. Però, vabbè, sai com'è. Oggi siamo in un video per mostrarvi un nuovo mazzo che ho comprato un anno fa. E non ho mai usato perché ho paura di rovinarlo o cose del genere. Il mazzo è Bicycle Occult. Questo mazzo, ragazzi, che è davvero molto figo. Beh, più che eleganza, è proprio figo della Madonna. Mo' ve lo mostro. Niente, apriamo questo mazzo. Ah, il dorso, raga, è fantastico. Perché se noi andiamo a fare un ventaglio, cioè, guardate che figata. Guardate che figata. Davvero ragazzi, non l'ho usato mai, 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 mai. Le carte sono ancora nuove di zecca. L'unico difetto è se mettete 5 o 7 e mezzo al mazzo e che si notano. Cioè, voi forse non lo vedete, ma si notano un sacco di profilo. Perché sono carte intere, senza bordi. Niente, poi risprendiamo l'asso di picche, che è davvero molto elegante. Ora ve lo farò vedere. Questo è l'asso, davvero molto figo, raga. Non ho mai visto un asso più figo e disegnato bene come questo. I gialli sono questi, sono due, sono uguali, tranne che cambia il colore. Anche il dorso è sempre lo stesso. Questi sono i gialli, sarebbe tipo gli illuminati e soltanto di colore diverso, questo rosso e questo nero. Poi ovviamente ci sono anche le figure. Allora, le figure come sono? Sono questi qua. Ci sono anche le carte che sono diverse da tutte le altre carte in pratica. Niente, spero che il video vi sia piaciuto e niente. Se volete altri video di recensioni ditemelo, se no comunque li faccio perché cioè, non ho niente da fare e quindi niente. E la carta che mi cade ogni secondo, ma nei video, poi tipo negli altri video non ti cade mai, soltanto nei video ti cade, che cazzo è. Allora ragazzi, spero che vi sia piaciuto, mettete mi piace, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima.